Nino D'Annunzio, coordinatore delle confraternite di Vasto, allora il significato di questa Marcia della Pace? Beh, questa Marcia della Pace la uniamo praticamente a una manifestazione che già da 9 anni facciamo, cioè quella in onore di Santa Maria Regina, che è una vecchia processione che facevano presso il rione dell'Incoronata. Da 9 anni a questa parte un abitante di quel quartiere, Michele Monteferrante, ha voluto far rivivere questa esperienza che si perde nei secoli, e l'abbiamo iniziato facendo una fiaccolata che partiva dalla 167 fino all'Incoronata. Dall'anno scorso a questa manifestazione, che ripeto ha 9 anni, questo è il nono anno che lo facciamo, abbiamo voluto unire la Marcia della Pace partendo dalla cattedrale, che è il simbolo, diciamo, della chiesa locale, la chiesa più importante. Speriamo che il decimo anno sia ci sia maggiore partecipazione, perché vorremmo coinvolgere la maggior parte delle persone. La verità è che purtroppo questo è un momento, diciamo, che Vasto ha molte manifestazioni in caldo, per cui è quasi difficile organizzare anche con molto successo questa cosa. Per adesso ci accontentiamo così e speriamo nel prossimo futuro.